Buonasera Presidente, la domanda non può essere che una: resterà le grottaglie sulla panchina del Pescara, sarà lui a guidare la squadra col Cosenza? Vedremo in questa settimana, vedremo in questi giorni, perché come ho detto a qualche tuo collega non è una partita che ci fa cambiare idea, quindi non era, se abbiamo messo le grottaglie è perché eravamo convinti che le grottaglie potesse fare bene, quindi è naturale che poi valuteremo questa cosa qui. Ma quanto è importante questa vittoria? Ma tutte le vittorie sono importanti perché danno morale, perché aiutano a fare altri risultati. Questa, abbiamo fatto una vittoria su un campo sul quale credo che non abbia vinto nessuno fino adesso, e contro una squadra che sta dimostrando di valere il secondo posto in classifica. Per chiudere, Presidente, si parla anche di mercato, inizia l'ultima settimana di mercato, dovrà arrivare un attaccante, ci sarà anche la possibilità di avere qualche altro giocatore, e sarà Melchiorri l'attaccante del Pescara? Dicevo prima al tuo collega, Melchiorri è un giocatore del Perugia, noi non siamo abituati a rompere le scatole alle altre squadre, quella che è stata la richiesta per noi non è assolutamente assecondabile, quindi non credo che a queste condizioni vedrete Melchiorri a Pescara. Ultimissima sul tecnico, lei diceva vedremo se rimarrà le grottaglie, perché dovrete ancora valutare questa scelta, ponderarla bene, quali sono i motivi? Ma almeno lasciamo pure un po' di dubbio, no? nella testa di tutti, perché sennò qua si dà tutto per scontato, è tutto scontato. Visto che il calcio ci riserva queste sorprese, si passa da una settimana così brutta a una settimana così bella, lasciamo questo dubbio anche aperto.